E oggi siamo in compagnia di un altro classico dell'universo arcade, Wonder Boy, titolo pubblicato da Sega nel 1986. È il classico gioco, diciamo, platform action a scorrimento orizzontale. Noi cominciamo subito la nostra classica ormai partitina. Allora, il gioco ci vede nei panni di Tom Tom, questo cavernicolo. Infatti, il gioco è ambientato nella preistoria, dove dovremmo appunto molto banalmente, come sempre, andare a recuperare la nostra fidanzata che ci è stata rapita dal cattivone di turno. Qua vediamo che abbiamo già preso uno dei power-up che il gioco ci mette a disposizione, è il nostro skateboard che, oltre a farci andare più veloce, ci fa anche da scudo, perché qualora noi andassimo a sbattere contro un nemico o contro una roccia, non perderemo una vita, ma bensì perderemo solamente appunto lo skateboard. Un'altra cosa molto, diciamo, all'avanguardia per l'epoca, intanto qua prendiamo il nostro angioletto che ci fa da invincibilità, ci dà dell'invincibilità per pochi secondi. Dicevo, una cosa molto all'avanguardia per l'epoca è che il gioco aveva già una componente survival, cioè ovvero praticamente per rimanere in vita dovevamo anche, come vediamo, prendere della frutta per evitare che il nostro amico morisse di fame. Quindi, diciamo, è una componente survival che già nel 1986 avevano ben pensato di implementare. Abbiamo preso ancora della cibaria che tanto ci serve. Ok, parliamo dei seguiti. Questo gioco ha avuto dei seguiti? Assolutamente sì, e molto molto numerosi, ma visto l'ambiente arcade, ci soffermeremo solamente nei seguiti dedicati appunto a questo universo, che in questo caso sono due. Ovvero abbiamo Wonder Boy in Monster Land, titolo che personalmente adoro da impazzire, cioè gioco spessissimo e ogni volta, diciamo, lo apprezzo sempre di più. E poi abbiamo il terzo capitolo che si chiama Wonder Boy in Monster Lair, che riprende appunto le meccaniche di, se vogliamo, questo primo episodio, essendo più platform tradizionale, perché ricordiamo che il secondo capitolo Wonder Boy in Monster World, scusate, in Monster Land, implementava, diciamo, delle caratteristiche da RPG che lo facevano diventare, a mio avviso, un titolo eccezionale. Nel frattempo abbiamo finito anche la seconda area. Il gioco si sviluppa, abbiamo preso anche una vita, e il gioco si sviluppa in 10 macro aree suddivise a loro volta in 4 episodi, in 4 mini livelli, diciamo. Guarda, qua abbiamo i pipistrelloni. Attenzione ai massi, ecco qua, ci fa molto piacere avere l'angioletto che ci protegge.
Ecco, rompendo le uova non sempre si possono trovare dei bonus, ma a volte avremo anche il dispiacere di trovare dei malus sotto forma di o di fungo, come in questo caso, come abbiamo appena visto, che al posto di darci energia ce ne toglierà, oppure, come vediamo proprio adesso, questa morte che molto velocemente ci fa scendere l'energia e dovremmo recuperare il prima possibile dei frutti per ripristinarla. Eccola, intanto siamo caduti nel precipizio. Questo livello è anche ghiacciato, il che non favorisce di certo il suo completamento. Qua vediamo cosa c'è, la nostra ascia di selce. Altri pipistrelloni da uccidere. Oh, il cavolo! E abbiamo finito l'area. Ecco qua, abbiamo l'ultima area del primo livello, dove alla fine di appunto di quest'area troveremo il nostro, ecco, siamo morti, il nostro malvagio da sconfiggere, che risponde al nome di Drancon, e che però noi adesso non siamo riusciti a sconfiggere. Ma sì, dai, proviamo a continuare e a fare un'altra partitina nel frattempo. No, dicevo che, oddio, adesso siamo anche senza ascia. Ogni 4 livelli, cioè alla fine dell'area, troveremo appunto il malvagio Drancon ad aspettarci, e ogni volta che l'incontreremo avrà un aspetto diverso, perché è un malvagio mutaforma, e quindi ogni volta avrà una testa diversa finché non troveremo, diciamo, la sua forma finale per sconfiggerlo definitivamente. Forma finale che troveremo solamente nel caso in cui noi, durante tutto lo sviluppo del gioco, avremo l'accortezza di raccogliere tutte le mini bambole che si trovano nei vari livelli. Quindi solamente nel caso in cui noi riusciremo a trovare tutte le bambole, avremo, diciamo, il finale migliore, il finale, il vero finale, dove appunto troveremo Drancon nella sua vera forma e ultima forma, e sconfiggerlo in modo definitivo. Qua ci attaccano dalle spalle. Ecco, il rospo ci ha uccisi. Dai, proviamo a fare un'ultima prova, vediamo cosa ne scaturisce. Per fortuna il gioco ci mette a disposizione, come vediamo, dei checkpoint che, una volta oltrepassati, appunto non ci fanno reiniziare tutto da capo. Attenzione alla rana che prima ci ha ucciso. Ecco, molto bene. Un salto da acrobata, ecco un altro checkpoint. Vediamo se riusciamo ad arrivare a Drancon, che così vi faccio vedere in cosa consiste il boss di fine livello. Attenzione. Dai, nel frattempo prendiamo il checkpoint. Ecco, dalla musichetta che cambia fa presupporre che siamo di fronte a sua bruttezza
Dracon, come vediamo in questo caso ha una testa di ciclope, ma negli altri livelli che affronteremo più avanti lo troveremo sempre appunto con una testa diversa. Bene, con questa mia morte molto nabba vi lascio, cioè vi concludo il video. Ricordiamo che abbiamo giocato a Wonder Boy, titolo pubblicato da Sega nel 1986. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo visto. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace o non mi piace, iscrivervi al canale e alla pagina Facebook, e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao!